Giulio Di Toro, sapete che è professore ordinario di biologia strutturale, condividiamo il settore ma non le conoscenze purtroppo, nel senso che lui è molto preparato, molto bravo, professore ordinario di biologia strutturale all'Università di Padova, dove ha sviluppato gran parte della sua carriera, ma è stato anche in Inghilterra per un periodo, Manchester, Sì, tre anni, Manchester, tre anni, quindi c'è Manchester, sì. questo dimostra anche la sua... l'apprezzamento Sì. della sua ricerca a livello internazionale, è vero, le cose vanno dette, e siamo orgogliosi, diciamo, di averlo qua. Grazie, posso solo rovinare tutto. No. Grazie mille, gli lascio la parola così ci spiega questa storia dell'acqua calda. Sì, ecco, così non corro rischi. Ho scoperto l'acqua calda e... Più o meno è quello che stiamo facendo. Non so, ma ditemi voi quando devo iniziare, no? Forse alle 30 o le... Ah sì, penso che Posso siamo un iniziare? cinquantina e passa di collegati. Ok. Allora, chiaramente ringrazio la Società Geologica Italiana appunto per consentirmi di presentare il lavoro di, diciamo, degli ultimi 4 anni, iniziato appena prima del Covid, direi. E ringrazio anche, diciamo, il... Pronto? Ciao Fabri, ciao ciao. Ciao, Tutto ciao. bene, dimmi. Sì. Sono passati 4 anni. No, va bene. Sì, noi sentiamo le vostre Sì. conversazioni, va bene. Cortesia, Sì, togliete i ok, microfoni, certo. anche per Ciao, la ciao, ciao, ciao. privacy. Invece per voi chiudere in qualche modo. Sì, pronto, ciao. Ciao Grazie. Peppe, piacere. Disattiva audio per tutti. Disattiva audio per Sì, tutti ecco, sotto. Ecco, però devo dire. Sì, quindi ringrazio la Società Geologica Italiana e devo dire che sono anche socio da relativamente poco tempo, credo dal 2017-16, rispetto a persone che ho sentito oggi che non ci sono più, che sono stati per 60 anni soci di questa prestigiosa società. Volevo, ecco, sì, ci sono qua, adesso passo direttamente, non voglio più annoiarvi di tante cose. Sì, io sono dell'Università di Padova, però da tanti anni, ormai sono 20 anni, che collaboro con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, da quando ho finito il dottorato nel 2003-2004, e quindi ho investito parecchio del mio tempo e sono contentissimo di averlo fatto in questo istituto. Tra l'altro anche mettendo in piedi un laboratorio di deformazione delle rocce, un'importante macchina sperimentale, almeno lo è per me. Ci lascio un pezzo di cuore. Comunque sono un ricercatore associato a questo istituto. E in questa presentazione, che appunto è sul ruolo fondamentalmente dell'acqua nel ciclo sismico, in maniera molto rosa, poi parlerà sicuramente rosa per chi ne capisce, nel senso che capisce chi ha veramente conoscenze in materia, perché sto imparando tanto anch'io, quindi perdonatemi di qualche imprecisione, spero di non farne troppe. E ringrazio anche, soprattutto questa azienda pubblica islandese, perché noi di qui tratterò in parte una ricerca che stiamo svolgendo anche in Islanda. E la cosa bella di questa Landsvik, come non so pronunciarlo, comunque gestisce alcune centrali geotermiche in Islanda e soprattutto consente l'accesso a molti dei dati, cosa non semplice in ambito industriale, e non solo, ma anche a campioni di roccia che provengono da questo importante campo geotermico di Krafla di cui vi parlerò. E poi ringrazio anche l'European Research Council che ha finanziato parte di queste ricerche e il PRIN che continua a finanziarle per fortuna, la Protezione Civile perché la macchina sperimentale che vi mostrerò oggi, che è installata a Padova, è stata in parte finanziata anche dalla Protezione Civile per lo studio del ruolo dei fluidi nel ciclo sismico sostanzialmente.
Poi una banca, perché ho la fortuna come Ateneo di Padova di avere un'interazione con questa fondazione che paga molte borse di dottorato, tra l'altro, per i giovani, e poi i cinesi, perché loro sono dappertutto e hanno i soldi oggi. Tanto questo seminario in italiano, che sono tutti italiani, quindi non... poi le diapositive saranno in inglese. Detto questo, adesso forse faccio rispettivare, sì, forse così, ci sono anche delle persone in particolare, e sono molte, il gruppo qua di Padova, vedete, il primo è proprio un ragazzo cinese che ha completato il dottorato, mostrò alcuni dei suoi risultati, Wei Feng, e adesso abbiamo una ragazza di Taiwan che sta continuando queste ricerche con altre persone che sono in questa diapositiva. Per fortuna la sua famiglia abita lontano da dove c'è stato il terremoto, ieri l'altro, no? 7.4 nella costa orientale taiwanese. C'è una parte di terreno, quindi qua ci sono delle persone tipo Giorgio Pennacchioni, a cui devo praticamente insieme a questo signore Toshi Shimamoto e una terza persona che si chiama Terry Tallis, che sono le tre persone che mi hanno formato. E io devo veramente tutto a loro e un altro che ci sta ascoltando qui, che si chiama Giorgio Dal Piazza, che ha seguito tutti i suoi corsi, credo l'ho visto prima. Sono veramente sono tanto, tanto, tanto grato a loro. Ci sono appunto due persone cinesi perché una parte dell'attività sperimentale di cui parlerò oggi, proprio per l'impatto del Covid, non è stata possibile svolgerla a Padova, ma il loro laboratorio in Cina era in funzione nonostante tutto, e quindi parte dei dati li abbiamo praticamente prodotti da loro, dei dati sperimentali di cui parlo. E poi c'è il gruppo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, col quale tra l'altro stiamo collaborando molto adesso proprio per lo studio. Parliamo di acqua calda, ma chiaramente non è acqua pura, ma ci sono tante cose dentro, e quindi proprio lo studio della chimica di questi fluidi e dell'interazione fluido-roccia dal punto di vista sempre dei risultati sperimentali. Niente, poi Marilio Lea Losanna che ci aiuta anche lei tanto, l'abbiamo messo in piedi, è una postdoc che ho seguito per 3-4 anni qui a Roma, all'INSVU, e che adesso il suo laboratorio di PFL, professoressa lì, come Tom Mitchell, che è un professore, è stato, anche lui ha lavorato nel mio gruppo qui a Roma, all'INSVU, che è un professore ordinario all'UCL, University College of London. O se sembrano, forse è uno dei più grandi esperti delle Ande, della geologia delle Ande, con cui lavoriamo. Infatti la prima parte proprio avrà a che fare con, e questo è un po' diciamo, quello di cui voglio parlarvi oggi, cioè attrito, quindi attrito, falli e terremoti e il ruolo dell'acqua calda in questo ciclo sismico di cui vi parlo. E parlerò prima del caso di terreno sperimentale, quindi qua stiamo, la Bold Fault Zone è una faglia che è esposta nel deserto di Atacama in Cile, che abbiamo studiato per 4 anni, 4-5 anni, e poi appunto attrito fisico, stato fisico dell'acqua, e qua passo più al caso islandese, e poi appunto conclusioni che sono molto in evoluzione. E, se volete potete anche interrompermi, poi magari butto via anche qualche diapositiva, che non va fatto mai, ma per chiudere prima, ma ecco. E se qualcosa volete che io chiarisca, insomma, molto volentieri. Ovviamente, io quando parlo di attrito, faccio riferimento al coefficiente di attrito, che lo definiamo in maniera molto semplice come rapporto tra sforzo di taglio su sforzo normale. Questa è la definizione più semplice, che viene appunto da Hamilton, del 700-800, del millennio scorso, però abbiamo i fluidi e quindi la pressione di poro. Questo termine alfa è quello che si chiama il fattore Nubio, che non è, spesso viene trascurato, poi ha una rilevanza enorme. Questo vale soprattutto in alcune applicazioni come nel shale gas, eccetera. Alfa, noi abbiamo uno così, lo buttiamo lì, in realtà può essere superiore a uno, anche inferiore, anche di parecchio. Non, facciamo finta che c'è sempre uno, quindi l'equazione diventa più semplice. Quindi qualunque cosa sia questo attrito, noi lo definiamo con questa relazione semplice costitutiva, tre parametri, sforzo di taglio, sforzo normale e pressione di poro. La descriviamo così, nonostante magari non capiamo nulla di cosa sia. E adesso passo però a lui, a questo genio che abbiamo avuto nelle nostre discipline, che è Harry Reid, che propone il modello di rimbalzo elastico, perché in questo modello sostanzialmente
esplode in tutta la sua rilevanza il fattore principale, intanto, che è la presenza di una faglia per avere un terremoto. Dovete pensare che alla fine dell'Ottocento erano in pochi, Gilbert in America, poi un giapponese di cui non ricordo mai il nome, che proponevano che le faglie potessero produrre terremoti. In realtà si pensava al contrario, i terremoti producevano le faglie. Questo era il pensiero dominante. Ecco, Henry Wright, che è un geofisico, e cosa fa? Lui pubblica nel 1910, quindi appunto 2 anni dopo, 4 anni dopo, no, il terremoto di 7.9 in San Francisco del 1906. Pubblica questo report che è da leggere, cioè vi invito a scaricarlo e leggerlo perché è di una chiarezza espositiva e di lì è genio, è per produrre questo modello del rimbalzo elastico che poi alla fine della storia è quello in auge ancora oggi. È il nostro, diciamo, è diventato quasi una teoria in senso scientifico, cioè è talmente confortato da evidenze di terreno che per buttarlo giù e averne un altro occorreranno, credo, diversi, cioè, diversi secoli. Allora, anche se non sappiamo mai, se non possiamo prevedere i terremoti, prevedere la scienza è ancora più difficile, quindi tanto per dirlo. In ogni caso, cosa fa vedere lui? Ecco, partendo da dati di terreno, che erano i survey, cioè i rilievi topografici prima del terremoto di San Francisco, loro avevano misurato più o meno la costa californiana, perché sapete, la California era stato di nuova acquisizione degli Stati Uniti d'America, siamo appunto alla corsa dell'oro prima, c'erano interessi minerari, tutto quello che volete, terra di conquista degli statunitensi e chiaramente lo vogliono conoscere bene questo territorio. Fanno questi rilievi che durano 40 anni, dal 1851 al 1892 e poi, partendo da questi dati, già le osservazioni di terreno mostrano ovviamente che esiste una faglia trascorrente. Quella che appunto si rompe nel 1906, in certe zone, con spostamenti anche di 7-10 metri. Per esempio, qui la scala verticale è 1 metro e la scala orizzontale è 1 chilometro. E già tanto che lui non usasse i piedi, le ince, eccetera, tanto per dire. In ogni caso, lui confronta dei punti che erano stati topografati prima del terremoto con quelli dopo, a distanza, vedete che arrivano a una dozzina di chilometri, e si accorge quindi della deformazione elastica che precedeva la rottura della faglia di Sant'Andreas. Cosa fa? Non solo quindi deve dare rilevanza a quello che avviene lungo una faglia. Altra cosa, la conoscenza delle faglie trascorrenti, strike slip, era solo teorica quasi all'epoca. Abbiamo Anderson 1905 che propone il modello, no, di rottura della roccia, che forse alcuni di voi avete imparato nei corsi di geologia anche strutturale, no? I modelli andersoniani. E quello prevede l'esistenza di faglie trascorrenti, Anderson, però non, era una cosa molto discussa e vi dico ancora che molti non credevano che le faglie avessero a che fare con i terremoti, tra le altre cose, che fosse il risultato delle rotture. Bene. Quindi deve dare rilevanza a quello che viene qui, cioè l'attrito, perché lo dimostra anche sperimentalmente. Lui fa un modello analogico che è descritto in quest'opera, in questa pubblicazione, dove utilizza appunto della gelatina, solo 2 centimetri di spessore, taglia con un coltello questa gelatina e comincia ad applicare uno sforzo di taglio, come diremmo noi oggi nel campo lontano, nel far field. E questa gelatina accumula energia elastica che poi viene rilasciata nell'evento di rottura sismica. Quindi ecco, lunga discussione per dire che i fattori che sono di grande importanza nel ciclo sismico ovviamente sono, ovviamente avete intanto il motore del terremoto, la faglia, ma avete delle forze in gioco e soprattutto da una parte delle forze che poi alla fine, appunto, parliamo adesso per essere più precisi, energia in gioco, cioè l'energia elastica immagazzinata nelle rocce, ed è quella che poi viene sostanzialmente liberata durante l'evento sismico, e quindi a questo punto ci interessano anche le forze elastiche, e dall'altra abbiamo le forze di attrito sulle superfici di faglia. E tutto questo lo vediamo nel modello più semplice che è il sistema massa più molla, che riproduce il ciclo sismico in maniera molto, molto schematica, dove abbiamo un filo di acciaio che tira una molla, che
Il filo d'acciaio in questo sistema ha una rigidità infinita, mentre la cosa che si deforma qua è meno rigida sicuramente la molla, che quindi può accumulare energia elastica che viene liberata nel terremoto di laboratorio. Questi sono gli studenti del corso che abbiamo qui a Padova, cioè praticamente sulla meccanica del terremoto. Chiaramente i fattori fondamentali sono da una parte la forza elastica che blocco quando si muove, quando la forza elastica supera la forza di attrito della faglia sperimentale. In questo caso abbiamo messo della glicerina, quindi avevo messo anche dell'acqua, e poi su proposta degli studenti anche questa sostanza bianca che è la polvere del gesso. E abbiamo un ciclo sismico sperimentale che ha le sue caratteristiche. Abbiamo installato un po' di elettronica perché i ragazzi devono fare delle relazioni e testare varie variabili del ciclo sismico e quindi dei sensori che ci consentono, per esempio, di misurare il caricamento elastico della molla e verso lo spostamento del blocco. Qui abbiamo una fase di stick, cioè, ecco, qui entriamo nel concetto di stick slip, cioè di praticamente la faglia. Sostanzialmente non consente il movimento relativo dei blocchi al lato della faglia e poi la fase di spostamento, che appunto sono questi dati arancioni. Questi sono l'output dei due sensori che abbiamo installato, uno per misurare quanto si allunga la molla in blu e in arancio invece lo spostamento del blocco. Se volete costruire questo sistema a massa più molla, scrivetemi. Diciamo, quello che costa tanto è la piastra d'alluminio qui. Sui 300-400 euro, tutto il resto, l'elettronica e tutto, insomma, con 500 euro e qualche molla che smontate da vostra mamma dalle lampade di casa, vi costruite il sistema. Ecco, cosa da dire? Chiaramente qua Stick Slip, As a Mechanism for Earthquakes, è un lavoro fondamentale di Brace e Varley, pubblicato nel 66. Questo meccanismo di scivola e appiccica, diciamo. Quindi chiaramente il ciclo sismico è una cosa un po' più complessa di quanto può riprodurre il sistema massa più molla, però avete due variabili che mi interessano molto, che sono la resistenza della faglia e come evolvono le spinte esercitate sulla faglia, sostanzialmente, cioè gli sforzi. E quando gli sforzi, e quindi nel sistema nostro semplice, erano la forza di richiamo elastica della molla, raggiunge la forza di attrito, che sarebbe qui riportata in verde, avete la rottura della faglia in maniera molto, molto, molto semplice e schematica. Può essere improvvisa, in questo caso, chiamiamo terremoti, quindi viene irradiata energia elastica in forma di onde sismiche. Adesso tratterò l'attrito in maniera molto banale, in realtà viene fatto in maniera più sofisticata di quello che dagli sperimentali e dai geofisici, di quanto parlo io. Qua riportiamo l'aumento di quello che è chiamato coefficiente di attrito statico nel tempo. Questi due sono dati sperimentali. Il coefficiente di attrito è una brutta bestia e vedete che qui incrementa nel tempo. In realtà voi qua siamo arrivati ormai a 100.000 secondi, cioè sostanzialmente poco più di un giorno. È una scala logaritmica, quindi non è che dovete mettere proprio un miliardo di anni per avere menti tanto tanto grandi. Però questo è quello che sappiamo sostanzialmente dell'attrito statico, quindi quello che controlla questi punti quassù, sostanzialmente della curva verde. E qui le velocità di spostamento della faglia in genere sono molto piccole e possiamo immaginare, possono magari arrivare a qualche nanometro o centinaia di nanometri al secondo, ma in genere sostanzialmente ferma la faglia. Poi avviene qualcosa durante l'evento sismico e l'attrito crolla da un valore che so io di 0,8 a quindi può scendere fino a valori bassissimi di 0,1-0,2. Le velocità qui sono molto più elevate. La velocità media dello scorrimento di due blocchi di blocchi di roccia lati della faglia è dell'ordine del metro al secondo. Non sono grandi velocità, la rottura viaggia a qualcosa come 3-4 km al secondo, quindi molto più veloce di quando poi i blocchi ai lati della faglia sono liberi di scorrere e lo fanno a questa velocità. Quindi, indipendentemente dal tipo di roccia, poi ci sono tanti dettagli, però più o meno se voi avete una polvere di granito piuttosto che un basalto, piuttosto che un gabbro, adesso sono tutti termini geologici, quasi tutti biologici forse. Bene, non cambia molto la risposta, l'attrito crolla. Poi
E tutto questo avviene, poi ho riportato anche in arancio la temperatura, un incremento molto rapido della temperatura che può raggiungere anche 1500-2000 gradi, dipende molto dalle condizioni. Quindi la roccia fonde tante volte. E sto andando lunghissimo, quindi taglierò metà della presentazione. Questo è il ruolo dei fluidi, quindi adesso aggiungiamo il ruolo dei fluidi nel ciclo sismico. Questo è un caso eclatante di sismicità indotta dall'uomo. Anzi, direi anche le donne, non è solo l'uomo, iniettando, siamo nel graben del Reno, sostanzialmente questa è la città, sopra ci sta la città di Basilea, siamo a 3,8 km, 4 e 6 di profondità, iniettando acqua per quello che si chiama un Enhanced Geothermal System, cioè loro sanno di avere il fornello a 3-4 km di profondità, hanno rocce calde, però sono senza acqua, sono dry, e quindi cosa devono fare per creare un sistema geotermico? Ossi il fornello, che è già quello che mi serve, però devo pompare acqua, aumentare la permeabilità, quindi idrofratturo. Infatti, questi Enhanced Geothermal System è una cosa buona, tra virgolette, che ci sia un sismicità piccola, perché vuol dire che tu stai incrementando la permeabilità del sistema, però la cosa è sfuggita un po' e c'è stato un magnitudo 3,4 sotto la città e questo ha interrotto l'attività, tra l'altro, di un pozzo che ha un costo, credo che siamo arrivati, erano arrivati a 20-40 milioni di euro. Allora, chiaramente i fluidi generano sismicità e questa è di nuovo una faglia schematica, perché se io pompo, la pressione del fluido sostanzialmente controbilancia lo sforzo normale, quindi torniamo a quell'equazione descritta prima. L'altro ruolo, quindi, non è però soltanto fisico, neanche altri, è l'acqua. Abbiamo anche, sempre nell'ambito fisico, entriamo nell'ambito chimico, chiaramente abbiamo interazione fluido-roccia, quindi una roccia che è appunto bianca e nera come questa è una granofiorite, può diventare questa cosa verde, okay? Perché i minerali interagiscono, non sono stabili con il plagioclasio, che è un minerale fondamentale, quindi reagisce e quindi creando questa roccia verdastra. Quindi abbiamo un ruolo fisico e chimico. E la domanda anche che ci siamo posti è se anche lo stato fisico dell'acqua possa avere un ruolo, contribuire, perché questo è il diagramma di fase, qui abbiamo appunto lo stato, le temperature, forse riuscite a vederle, vanno, che so io, da 0 gradi, qui sono quelle che ci interessano appunto noi geologi, andiamo sui 450 gradi, per esempio, e abbiamo il punto critico dell'acqua che è a circa 373 Celsius, 22 megapascal, 220 atmosfere. E se noi aumentiamo, diciamo, temperatura e anche un po' la pressione, entriamo nella fase supercritica, dell'acqua. Se, ci spostiamo invece verso sinistra, diminuendo, per esempio, non so, questi saranno 10 megapascal, quindi praticamente, scusate, arriviamo appunto allo stato liquido, oppure se abbassiamo le pressioni, possiamo essere allo stato vapore. E questi cambiamenti di fase possono anche forse avere un ruolo nel ciclo sismico. Vediamo un caso nostro, nostrano, quindi questo è il campo ovviamente di Lardarello Travale, quindi la produzione arriva a circa un gigawatt anno di energia elettrica utilizzando questo campo geotermico e quello che ho osservato è che la sismicità è gran parte circa a 4 km di profondità, sotto non abbiamo che pochissimi eventi e sotto, se uno scende ancora, c'è la camera magmatica, il fornello. E si pensa che alcuni autori propongono che vi sia proprio un orizzonte che Della abbiamo luce. conosciuto, l'orizzonte K, che è attribuito Luce. alla transizione da fluidi supercritici a acqua, allo stato liquido oppure vapore, a seconda delle pressioni. Non è un caso che ci sia della sismicità quassù, il motivo può anche essere benissimo quello che viene chiamata la transizione fragile duttile. Voi, noi siamo geologi, noi parliamo sempre, no? Oppure, sì, detta in gergo fragile duttile. Però può darsi anche che sia proprio il cambiamento di fase che può scatenare qualcosa. E adesso passo al caso di terreno. Siamo nel deserto di Atacama e qui, deserto di Atacama, nella costa. Oh, scusate. Scusate ancora. Quindi, questo è l'Oceano Pacifico. Questa qua sarebbe la città di Antofagasta, se riuscite a vedere qualcosa. Comunque, siamo nella cordigliera costiera.
dove affiora l'Atacama Fault System, cioè un sistema di faglie lungo circa 1.000 km e largo un'ottantina. È un grandissimo sistema, quindi lungo quasi come le Alpi, è completamente affiorante. Quindi noi eravamo andati lì per vedere la struttura di faglie sismogenetiche nella loro interezza, perché è qualcosa che non possiamo apprezzare da noi coperti dalla vegetazione o altro. E qui si vede in verde appunto questa grande fascia, che è questa faglia chiamata di Bolfin che ci interessava, che continua per circa 70-80 km. E le rocce verdi affiorano, sono state prodotte circa 140-120 milioni di anni fa a una profondità dai 4-6 km e il gradiente geotermico era molto elevato, guardate, siamo intorno ai 300 gradi. Ci siamo concentrati in quest'area, cioè dopo sulla costa che si sta meglio, ci sono qua le foche tra l'altro. E per vedere, perché le fa sì, per fare lì ci interessava fare vedere molto bene la struttura della faglia, ma anche prendere dei campioni e appunto la roccia e la granodiorite, per esempio, che è la roccia incassante, quando entrate nella zona di faglia è alterata. Ci sono la faglia probabilmente produceva terremoti tanti milioni di anni fa, perché abbiamo un prodotto tipico dei terremoti, che sono queste rocce di faglia che si chiamano pseudotachimiti, sono dei fusi solidificati prodotti per attrito durante lo scivolamento ecosismico. E ce ne sono anche di più ridotte male. Poi andiamo a guardare il microscopio a scansione elettronica e sì, abbiamo la conferma da tutta una serie di caratteristiche che io qua non vi voglio annoiare troppo, insomma. Allora, la prima cosa era beh, qual è la resistenza di questi materiali? Ecco, un aspetto interessante è che queste pseudotachiliti, cioè questo avviene sicuramente in un ambiente ricco in acqua. Non sappiamo quest'acqua se sia libera nei pori, eccetera, ma sicuramente la faglia tagliava delle vene a epidoto, clorite, eccetera. Quindi qui abbiamo utilizzato la macchina installata pochi chilometri da qua, quindi all'Istituto Nazionale di Geofisica, che abbiamo costruito negli anni ormai una quindicina d'anni fa, e abbiamo preso i campioni della roccia verde, per esempio, a vedere come si comporta in presenza di acqua. Questi esperimenti sono fatti a una temperatura ambiente di 25 gradi. In natura la temperatura ambiente era di 300, per esempio. Imponiamo, quella ne è mostrata, una velocità di circa 3 metri al secondo e c'è acqua pressurizzata dentro, vengono effettuati dentro una cellula di pressurizzazione a temperatura ambiente. Quello che vediamo è che l'attrito a circa 0,7 crolla su queste rocce, cioè va giù e scende a 0,2-0,1. Questo crollo della resistenza sicuramente aiuta la propagazione della rottura sismica, ma non vi voglio annoiare troppo. E ci sono chiaramente i prodotti sperimentali, che sono molto simili a quelli naturali. Sì, se voi fate una sezione dopo l'esperimento e guardate il prodotto, è molto simile. Adesso non, mi fermo qui. Però queste prove sono effettuate a temperature ambienti che sono, diciamo, appunto abbiamo detto di 25 gradi, poi per attrito si arriva a fondere la roccia. Vogliamo farle adesso a 300-400 gradi, cioè a condizioni più interessanti, più realistiche. Durante il Covid siamo riusciti finalmente a installare questa cella idrotermale. Qui siamo a Padova, e è una cella pressurizzata. Che cosa fa? Consente di pressurizzare il provino, cioè di mettere il provino di roccia, che è un diametro di circa 28 Il bullet mm, poison sono uno più lungo di 85 canali. non riesco a farlo stare Sono zitto. quelle robe automatiche. Ok. Vabbè, le lo rimandi subito. Allora, qua cos'è che devo toccare? Non lo so. Diglielo anche poi. Sì, io vi sto, non so, vi stavo ascoltando, però vabbè, se potete Silenziare. sì, togliere. Forse si può. Forse no, ero super partecipanti, sì. Sono questo la lista partecipanti e quelli. Allora, sì. Ok. Grazie, sì. Ecco, dicevo, questa è la macchina che abbiamo a Padova, che è una macchina, si chiamano Rotary, si chiama Rosa lei, Rotary Sciraparatus,
sostanzialmente trasmette il moto rotatorio ai provini che sono installati in questo caso dentro questa cella pressurizzata. In sintesi, noi iniettiamo fluido fino alla acqua fino alla pressione di 700 atmosfere, 70 megapascal. E c'è una fornace esterna, perché questa è la cella che consente la pressurizzazione. La fornace arriva a 750 gradi e per conduzione scalda i provini che sono qua dentro e l'acqua che ci sta dentro fino a 500 gradi. Quindi c'è tutto un sistema di raffreddamento, ci sono molte parti in movimento. Diciamo, per costruire questo tipo di apparato e per farlo funzionare sono corsi circa 25 anni. Da parte di quel signore giapponese Shimamoto, lui, è il motivo per cui l'ho comprato da lui alla fine, perché è estremamente complicato fare ruotare dei pezzi in temperatura, perché questa è la colonna di rotazione, fino alla velocità di 1 metro al secondo e mezzo circa per il provino installato qua dentro, equivalente, cioè va fino a circa 1800 giri al minuto. Insomma, se voi scaldate, la colonna si espande, per esempio, e quindi grippa, cioè spaccate tutto, per dire. E niente, insomma, quindi, insomma, è stato veramente un risultato notevole, il motivo per cui ci sono voluti tanti anni, perché per riuscire a trovare questa configurazione, che consente anche esperimenti molto lunghi nel tempo, se fate prove lente, che durano tranquillamente anche una decina di giorni, insomma, ci è voluto tanto. E anche molti pezzi, no. Ecco qua. Ecco, i provini possono essere di roccia oppure in polvere. Se avete delle idee, scrivetemi e magari facciamo qualcosa insieme. Ecco. La cosa bella è che possiamo appunto coprire questo range da 20 gradi a 470 gradi centigradi e da un'atmosfera a 700 atmosfere. E quindi questo copre questo spettro di acqua allo stato vapore e liquido supercritico. Cosa abbiamo visto? Che quando facciamo, per esempio, mettiamo dei provini di roccia e tentiamo li facciamo scivolare a 1 metro al secondo, per esempio a 400 gradi, la risposta ricorda praticamente quella che conoscete già, cioè questa riduzione dell'attrito. Quindi fare l'esperimento a 25 gradi o 400 gradi non cambia molto, così come il ruolo della temperatura, appunto, questi sono esperimenti fatti a diverse temperature, e così come anche il ruolo della pressione del fluido, che sia 10 o che sia 30 megapascal, non cambia necessariamente la cosa. E diciamo, poi uno può scavare nei dettagli. Questo è importante perché se uno vuole modellare rotture sismiche per fare anche modelli di hazard, adesso non voglio distrarre troppo con queste cose, avere una relazione semplice, come devo fregare del tipo di roccia, devo fregare del tipo di condizioni per simulare come si propaga una rottura sismica, è un gran vantaggio. Sì, dopo l'esperimento, anche in questo caso, c'era una pseudotachimetria sperimentale. Adesso l'altra parte, abbiamo parlato del tiro dinamico, vi parlo di quello statico, come evolve. Questo viene fatto in laboratorio e qui a Roma La Sapienza avete gli esperti mondiali proprio di questo tipo di prove e molto di più, da Chris Marona, Carlettini a Marco Scuderi. Sostanzialmente si fanno scivolare due blocchi di roccia a velocità molto bassa in laboratorio. E poi si tengono fermi qui per esempio per 300 secondi. Questo è attrito verso tempo e questa fase si chiama hold, lo tieni fermo e poi riparti. E quindi la velocità era zero nella fase di hold e imponete nuovamente una velocità molto bassa, 10 milionesimi di metro al secondo. Si deve, per riprendere il movimento, il blocco. E diciamo anche la macchina che si deforma elasticamente, devono superare una soglia che è il coefficiente dell'attrito statico e poi riscende. Quello che si sa è che questo attrito statico aumenta con il tempo di hold, cioè di quando lo tengo fermo in questo modo. Ora, questi sono esperimenti effettuati a temperature 300-200 gradi, appunto, nelle rocce composte da quarzo, sì, da provini di solo quarzo sostanzialmente. Questo è dovuto all'aumento dell'attrito statico, è dovuto a quello che avviene al contatto delle superfici. Quindi la faglia vostra è qui, e questi sono i due blocchi di roccia, superiore e inferiore, per esempio, il carico lunare, la spinta è sostenuta da dei contatti molto piccoli che sono chiamati asperità.
Quindi quello che avviene, perché aumenta nel tempo, per esempio, è perché probabilmente qualcosa avviene a livello di asperità e sostanzialmente aumenta l'area di contatto. Questo è un esperimento molto, molto bello dove si vedeva nel tempo un plexiglass, non di roccia, come se aspettavo 10 secondi o piuttosto 10.000 secondi, l'area dell'asperità aumenta sostanzialmente. Non solo l'aumento dell'area, ma poi ci sono qualcosa che ha a che fare con la qualità dei contatti, cioè il tipo di chimismo, il tipo che avviene tra le due superfici. In sintesi, questo lo vediamo anche nelle rocce verdi. Quando noi facciamo questi esperimenti, questo attrito aumenta nel tempo. Questi sono esperimenti però effettuati a 300 gradi, con l'acqua quindi allo stato liquido per la pressione che utilizzavamo. E qua gli hold, cioè le fasi più lunghe erano circa 300.000 secondi, cioè quasi 4 giorni. Quindi questa roccia verde si comporta così. Però se voi utilizzate la roccia bianca ha un comportamento completamente diverso. Cioè a un certo punto l'attrito indebolisce. Cioè fondamentalmente questi tipi di legame tra le due superfici sono meno forti e quindi scivola più facilmente quando riprende il movimento. Questa è una roccia però che non ha mai interagito con quei fluidi a 300 gradi che caratterizzano queste rocce verdi. Quindi sicuramente il tipo di roccia ha un peso enorme, si è conosciuto nella sua vita l'interazione con dei fluidi ha prodotto qualche minerale alterazione, ha un comportamento, altrimenti no. Perché avviene questo comporta tutta una serie di studi microanalitici, queste sono immagini dell'endoscopio a scansione elettronica. Questo è il provino dopo la prova di polvere, dovete guardare, questa è la zona di, si chiamava la noi, la chiamiamo zona di slip, di scivolamento, e si può guardare la superficie e tutto il resto, adesso vi risparmio i dettagli. Cosa è accaduto in questi esperimenti è che almeno abbiamo trovato delle fasi nuove, si è formata per esempio della zeolite, qua si va con, utilizziamo un microscopio, un diffrattore da cristallo singolo che abbiamo a Padova di Fabrizio Nestola, che è un mineralista veramente in gamba. Ecco, quindi questo comportamento, al di là di tutto, è interessante perché se si pensa a quello che avviene nel ciclo sismico, questa resistenza delle faglie che magari stava quassù scende per qualche ragione, per esempio nei sistemi Enhanced Geothermal che parlavo prima, se si comincia a pompare acqua, che tra l'altro sarà acqua fredda comunque, in una roccia che sta a 300 gradi, quindi già si creano molti crack, ma poi l'acqua comincia a interagire e quindi a produrre minerali nuovi, veramente dobbiamo prendere in considerazione qualcosa anche da questo punto di vista, del ruolo chimico e che cosa può accadere all'interno di un ciclo sismico indotto dall'uomo. Non so quanto sto durando, va bene? Faccio trafla e poi mi fermo, dai. Allora, attrito, qui adesso passo invece all'Islanda. Queste sono le colate laviche degli anni che vanno dal 75, dal 1975 al 1984, i Krafla Fires, che sono stati eruttati qua. Siamo appunto lungo la dorsale media atlantica, che viene esposta per una serie di ragioni appunto in Islanda, e qui abbiamo il campo geotermico di Krafla. Quindi è un posto più o meno infernale, anche ovviamente la puzza delle uova marce, no? Questa è l'estate islandese, tra l'altro, primavera, settembre. Chiaramente hanno installato l'impianto sul vulcano e tra l'altro questa qua la centrale da 80 megawatt. E tutti vedete tutte le tubature che convogliano vapore e acqua praticamente alla centrale che fuma così. E questa centrale è solo a 600 metri di distanza da quell'eruzione dei Krafla Fires e loro l'hanno impostata nel 74. Quindi quell'eruzione un altro po' demoliva questo impianto appena realizzato. E oggi hanno investito qualcosa come 2 miliardi di euro qui a Krafla, cioè una cifra davvero notevole per un paese come l'Islanda per produrre energia elettrica. Vado avanti.
Ecco, chiaramente c'è il clima islandese, quindi le teste di pozzo sono protette da questi shelter, entri dentro e ti mostra il vapore. Quindi il vapore che viene da, in questo caso da 1,8 km di profondità. Questa è la ragazza. Quindi Aristotele, che diceva, no, che i terremoti sono dovuti all'aria che viene intrappolata nelle cavità all'interno della Terra, magari ci ha peccato ogni tanto. Aristotele, molto empirico, lui si basava su quello che gli avevano raccontato, non credo ci sia mai stato, no, sui Campi Flegrei, sull'Etna, no, dove i tremori sono spesso associati alle eruzioni, e quindi lui aveva questa idea. Grafa, abbiamo una sismicità, va bene, di vario genere. E guardate, questa è la pianta della, vedete, la scala è 1 km quassù circa, e questo è l'impianto, e questi sono i terremoti, alcuni dei pozzi, ne hanno circa una sessantina fatti, alcuni vanno giù verticali, altri piegano come questo. Qui adesso andiamo in profondità e potete vedere molta della sismicità intorno ai 2 km, 1,7 km. Tanto è vero che abbiamo proprio un picco, diciamo, il picco più importante di sismicità attorno a 1 km, tra 1,5 km e i 2 km. Qui è stato fatto anche il progetto IDDP, di perforazione profonda, dove, quindi un progetto scientifico, dove tra l'altro a questa profondità, credo, di 2 km, dovrebbe avere, eccolo qui, di 2 km, hanno beccato praticamente un dico. E quindi hanno dovuto interrompere la perforazione, non andare più giù, e mi sono arrivati appunto pezzi di vetro in superficie e poi è finito tutto. E ci sono due, vedete, la temperatura scende a 170, poi intorno al chilometro sale, ci sono due aquilari sostanzialmente, e quando andavano giù loro avevano una temperatura di 350 gradi fino a 20-30 metri dal filone, per questo non si sono accorti che erano ormai arrivati dentro. In ogni caso, la cosa spettacolare è la quantità di dati che hanno loro, sia sismologici, perché hanno nuove stazioni permanenti, geodetiche, deformazioni, quindi c'è tantissimo materiale che in qualche modo viene messo a disposizione, e in più ci hanno dato tutto quello che volevamo come i cuttings, cioè le rocce che hanno attraversato nella perforazione. E nel caso particolare vi parlo di una roccia alterata basaltica, cioè abbiamo cominciato con questa. Da studiare in laboratorio. Qui le condizioni, vedete, passiamo dallo stato liquido in questi esperimenti. Le stelle sono condizioni sperimentali, ci sono degli esperimenti di riferimento che vanno sempre fatti a temperatura ambiente sostanzialmente, e poi aumentiamo la temperatura per arrivare allo stato vapore, e poi dobbiamo aumentare la pressione per entrare nel campo del supercritico. E qui avvengono, cominciano a venire cose interessanti. Ai quali portiamo, sono i dati di questa macchina di Padova, quindi qua abbiamo l'attrito che è descritto da questa relazione che vi ho discusso prima, e qui lo spostamento. Cosa vediamo? Che quando il fluido, quando siamo in condizione vapore, abbiamo l'attrito più elevato, ma anche queste oscillazioni, che è quello, il famoso stick slip, quello che vedevamo anche con gli studenti in aula nel filmino che vi ho mostrato. Quando l'acqua è allo stato liquido, a volte abbiamo quello che noi chiamiamo uno creep, cioè per le caratteristiche elastiche della macchina, sostanzialmente il turbino scivola senza produrre terremoti di laboratorio. Quando siamo in condizioni supercritiche, le cose sono intermedie, oppure quando aumenta la temperatura. In ogni caso, lo stato vapore è un mondo tutto suo, e si differenzia proprio per un attrito più alto. E anche per altre cose, questo è il yielding, cioè quando, appunto, come vi ho descritto prima, per la faglia cilena, quando vediamo come aumenta l'attrito statico nel tempo. Quando siamo allo stato vapore o supercritico, aumenta molto di più che negli altri stati, insomma. E la temperatura qui ha un peso enorme. Qua l'attrito statico incrementa con la temperatura. Sostanzialmente sta avvenendo qualcosa a livello di quelle asperità di cui vi parlavo prima. La caduta di sforzo, questa forse è una delle cose più importanti, è molto più ampia allo stato vapore. Perché dico che è importante? Perché a questi dell'azienda islandese interessa proprio sfruttare per l'energia geotermica il vapore solo riscaldato, perché è un vantaggio enorme per tutto il discorso della precipitazione. Cioè, quest'acqua non è acqua pura, è una porcheria quella che arriva da sotto. Quindi, se c'è un po' di acqua liquida, si porta dietro
moltissimi contaminanti, proprio contaminanti, ma anche qualcosa che precipita e gli blocca il polso. Quindi loro vogliono bucare dove becca, dove c'è possibilità più elevata di beccare il vapore supercritico, che è il carrier, cioè trasporta così calore per produzione energia geotermica, scusate, elettrica, è il carrier migliore che ci sia, secondo loro. E quindi loro sono interessati ai nostri risultati per questa ragione. Cioè, se con la sismicità magari loro sono in grado di individuare dove andare a bucare. Ogni buco costa 1,5 milioni, 2 milioni di euro, quindi insomma c'è una ragione. Allora, poi lo va a vedere in laboratorio, il nostro provino, lo taglia, lo guarda nel microscopio elettronico e vede cose un po' diverse, in condizioni super critiche, ma il vapore è lo stesso, ci sono delle faglie molto sottili, abbastanza ben definite, quando invece. E qua abbiamo i terremoti, gli stichisi, cioè i terremoti di laboratorio più importanti, quando invece giocati a temperature più basse allo stato liquido c'è una deformazione un po' diffusa. E quindi insomma sembra che le faglie, queste faglie che abbiamo studiato, sperimentali, composte da questo basalto alterato, alterato perché c'è clorite dentro sostanzialmente, sono più instabili quando c'è vapore. E poi ci sono altre caratteristiche. Quindi sembra proprio che lo stato liquido, lo stato, scusatemi, lo stato dell'acqua, fisico dell'acqua, possa avere un ruolo. Qui c'è un'altra parte, non so, forse sono arrivato ormai lungo, posso anche fermare qua, non so, vedete, se no vado 5 minuti. Tranquillo. È ok. Qui invece sono esperimenti effettuati durante il Covid, quindi non a Padova, ma in Cina, perché appunto all'epoca dovevano installare questo pezzo qui, questa cella. E al mondo in questo momento ce ne sono solo due, una questo centro di ricerca a Pechino sui terremoti e l'altro è da noi in questa configurazione. E qui sostanzialmente invece si voleva capire proprio se lo stato fisico dell'acqua controlla il coefficiente rapido, semplicemente in maniera più era mirata a quello. E quindi qua sono stati utilizzati dei provini, dei campioni solidi, due cilindri, uno sotto e l'altro va messo sopra dentro questa cella idrotermale. E di gabbro, quindi la roccia tipica della litosfera oceanica. E quindi ecco, gli esperimenti in questo caso acqua allo stato liquido. Qua vengono fatte scivolare i provini per 3 metri, ci vengono fatti ruotare quindi diverse volte, quindi quasi un centinaio di volte. E qui vediamo l'esperimento a 300 gradi, la pressione di poro 10 megapascal. Cioè la pressione del fluido è 10 megapascal e qua abbiamo lo sforzo efficace, cioè noi vogliamo mantenere costante questo numero perché è il carico che viene applicato sui provini. Fondamentalmente, se uno fa l'esperimento a velocità bassissima, un micron al secondo oppure 10 centimetri al secondo, l'evoluzione è identica, più o meno, cioè non ci sono grandi differenze. Cioè, le cose cambiano lo stato vapore, qua dobbiamo aumentare la temperatura per raggiungere lo stato vapore e l'attrito invece dipende dalla velocità, cioè più vado veloce, più l'attrito scende. Questa più o meno era l'attrito dinamico che dimostravo nelle prime diapositive, dove però gli esperimenti erano fatti a temperatura ambiente, e tra l'altro senza neanche pressurizzare i fluidi quando si faceva. Però se uno scivola piano, diciamo, con velocità che noi diciamo subsismiche, le fasi di nucleazione, di terremoti, durante un creep, l'attrito rimane alto, lo stato vapore. Quando andiamo in condizioni supercritiche, però per arrivarci dobbiamo aumentare la pressione del fluido, però manteniamo sempre costante questo sforzo efficace a 100 atmosfere, 10 megapascal, il comportamento è un po' complicato, però alla fine l'attrito, diciamo, è indipendente dalla velocità imposta. Questo entra in un discorso generale dell'attrito durante i terremoti, perché questi sono dati che ho raccolto negli anni, perché il comportamento del vapore è uguale a quello di quando vengono fatte le prove in presenza di umidità atmosferica, cioè praticamente secche, senza acqua, a meno di quella atmosferica. Qualsiasi roccia buttate dentro, l'attrito scende a 0,2 quando fate scivolare le rocce a 10 centimetri o metro al secondo. Condizioni supercritiche liquide sembrerebbe di no, almeno su questa roccia. Allora, poi qui c'è stato un parecchio lavoro per capire perché queste condizioni con l'acqua allo stato liquido o supercritico
si comporta, fanno sì che l'attrito sia così diverso a queste velocità basse, cioè basse ma importanti per la nucleazione di un terremoto. E qui vediamo il provino dall'alto dopo l'esperimento. L'inizio era bianco, questo è inchiostro, non è un granato, è bianco, si è plagioclasio e pirosseno, eccetera. E qui avete la superficie di scivolamento verdastra. Questo esperimento è stato vapore. 400 gradi. Qui siamo acqua supercritica, ancora 400 gradi, il verde qua è più intenso, vedete, qua emerge la superficie di scivolamento. Si fanno delle sezioni, si guarda il microscopio, si fanno tante altre cose, in condizioni soprattutto supercritiche vediamo la presenza di minerali nuovi che sono probabilmente delle argillette che si formano. Cosa che non troviamo negli esperimenti vapore. Questo è confermato facendo un'analisi ad alta risoluzione con delle polveri. Questo è il gabbro iniziale, questo è il vapore, l'esperimento effettuato in condizioni di vapore. Il liquido comincia a apparire un picco che è qualcosa trasmettibile clorite. Insomma, qua sono in condizioni metastabili, ovviamente, per trasmettibile, sono delle argillacce. A farla breve, se uno fa queste tecniche, diciamo tipo Raman, cioè una tecnica veramente fantastica per analizzare le forze dei legami e quindi arrivare anche alla mineralogia di particelle molto piccole, bene, quando si accorge, tra le altre cose, che c'è tanta acqua rimasta intrappolata dopo l'esperimento, cosa che non avviene nel caso del vapore, vedete? Quindi, queste sono le analisi state chiaramente dopo le prove. È un'acqua ad alto un po' particolare, adesso lasciamo i dettagli per il tipo come struttura. Quindi, insomma, sembra che il vapore abbia un comportamento diverso dagli altri, ma perché gli altri due, quando l'acqua è stato liquido supercritico, avviene qualcosa, ovvero un'interazione fluido-roccia diversa con la formazione o di argille oppure rimane intrappolata quest'acqua. Qua adesso entriamo in un mondo che forse posso risparmiarvi, semplicemente per dire che la viscosità conta tantissimo nel controllare il valore del coefficiente d'attrito con, per esempio, la velocità. Questa è una curva, appunto, di Sommerfeld, adesso non voglio perdervi troppo questi dettagli. La cosa, anche perché non l'abbiamo compresi, quindi di per sé, siamo veramente perplessi su tante cose, però abbiamo un comportamento diverso. Se noi andiamo diciamo, all'aspetto proprio molto più duro per quanto riguarda un'applicazione diretta, un'osservazione sperimentale con quello che avviene in natura, e bisogna fare molta attenzione nel fare queste cose, la cosa rilevante è questa, che per esempio nella fase di nucleazione, qua la scala è 1 cm, e avete per esempio la fessura tra i due blocchi di roccia, no? Questa sarebbe una faglia. E riempite di acqua allo stato liquido, se comincia piano piano a scivolare, potete avere, e quindi saremo in questo stadio qui, di nucleazione anche di una rottura sismica, si arresta. Si arresta perché c'è una transizione di fase dell'acqua e l'attrito sale su. Quindi questo consente a quella faglia di immagazzinare ancora più energia elastica e liberarla con un evento più importante, magari. Quindi questo potrebbe giustificare alcune di queste osservazioni, diciamo, a Lardarello, perché la sismicità è qua su sopra questa zona dove si pensa ci sia l'orizzonte, la transizione da fluidi supercritici ad altri. Questa è soltanto un'ipotesi comunque di lavoro. E qua ho finito, vi ringrazio intanto della pazienza, primo. Diciamo, le conclusioni qui sono che la sismicità, chiaramente lo sapete molti di voi che vi occupate di queste cose. È spesso no, è guidata da fluidi cardiopressurizzati. E diciamo, nel momento in cui parliamo del coefficiente di attrito dinamico, cioè legato durante la propagazione della rottura sismica, praticamente il coefficiente d'attrito, l'esistenza di una faglia se ne frega, diciamo malamente, volgarmente, dalla temperatura del fluido, pressione, anche dalla composizione della roccia, l'attrito va giù e lubrifica le faglie sostanzialmente. Però le cose importanti avvengono a temperature, scusate, a velocità molto più basse, che sono importantissime per la nucleazione. Sembra che, soprattutto questo è di interesse poi per i campi geotermici, dove abbiamo facilmente una transizione liquido-vapore, perché, oppure supercritico-vapore, perché gli sforzi sono bassi, no? Siamo a 1 km, 2 di profondità, oppure in ambiente vulcanico, campi flegrei, e lì si entra in un altro mondo. Bene,
Allora sì, la presenza di la transizione col vapore può effettivamente arrestare la nucleazione della rottura e quindi se ti, o, ti blocca vuol dire che c'è la possibilità di caricare più energia elastica che verrà liberata in un evento magari più grande. In generale però quello che vediamo in laboratorio è che le falle sono più instabili in presenza di acqua allo stato vapore. Ancora qui, ancora una volta, qua parliamo di acqua, ma in natura abbiamo cose ben diverse, come sapete molti di voi immagino che lavorano brine, cioè qua... Abbiamo. E chiaramente c'è molto lavoro da fare. Sono stato lungo, vi ringrazio della pazienza. Grazie Giulio, sei stato molto chiaro, non sei andato affatto lungo, mi sembra tempi perfetti. Ci sono domande, richieste di chiarimento anche da remoto, fatevi avanti, è disponibile a tutte le domande possibili e immaginabili. Prego. Abbastanza sorprendenti i risultati, diciamo, sul vapore rispetto a quanto mi si aspetta, diciamo, dall'acqua in base alle conoscenze che abbiamo già di strutturale. Mi Sì, sono rimasto un po' sorpreso, ecco. in genere noi Sono diciamo, controintuitivi, diciamo. titoliamo, no, noi utilizziamo pressione di poro e andiamo. In realtà forse bisognerebbe cominciare a pensare, soprattutto per le cose che interessano oggi, no, per lo sviluppo sostenibile, eccetera, rispetto anche alle evoluzioni di energia geotermica e altre applicazioni, alle transizioni di fase. Diciamo, questa era un po' l'idea all'inizio. Quando ci siamo buttati. È chiaro, se uno pensa di scisti verdi, per dire, no, comunque hai bisogno di pressioni, siamo a 10 km, 15-20 metri di profondità, lì le pressioni sono molto più elevate, quindi l'acqua è super critica o stato liquido, non hai il vapore in mezzo. Però anche lì succedono cose strane che bisognerebbe studiare, secondo me, di più. L'altro, il problema enorme è sperimentale. È sperimentale perché le condizioni... Diciamo, non è facile studiare acqua pressurizzata e far scivolare le faglie sperimentali per più di qualche millimetro. Qua stiamo parlando di metri oppure di centimetri, perché quando tu confini un provino di roccia, o hai tanti soldi, ti fai un macchinone, Ma perché dai. sì, allora devi vai tranquillamente a 60 milioni di euro se vuoi far scivolare, controllare tutto in temperatura e pressione, con i nostri, diciamo... E quindi devi andare a queste configurazioni rotary e si comincia a vedere anche il ruolo dello spostamento tra i blocchi che viene trascurato. Sì, quindi... Grazie. Tra l'altro sono tanti studenti, vorrei far presente appunto che spesso la geologia strutturale, vista come disciplina di base, poi no, l'applicazione magari sì, qualche faglia, eccetera, in realtà diciamo, ha degli sviluppi, delle sfaccettature anche sperimentali che sono estremamente interessanti sia per la ricerca, ma come ho fatto vedere, per le applicazioni pratiche della geotermia. Quindi insomma, tutte le discipline di scienze della terra hanno miriadi di sfaccettature. Anche se non sembra appena vista, ma estremamente utili e applicabili, anche applicabili direttamente, applicabili per la sfida energetica che dobbiamo sostenere per sostituire il petrolio. Quindi, ben vengano anche questi studi, vanno implementati, sono difficili. Lui è stato bravissimo e ce l'ha spiegato in maniera abbastanza semplice, però insomma, sono cose complicate. Curiosità, qualcosa? Non vi preoccupate, tanto posso rispondere. Sicuro. Qualcuno di voi ha lavorato in campi geotermici? Vi siete interessati? No, curiosità mia, perché anche io ho pochissima esperienza, quindi viene da questo rapporto con l'azienda islandese. Posso chiederti una cosa? Io ho lavorato un po' sulla Niara, però lì ho visto insomma la maggior parte degli esperimenti che ho visto sono su rocce cristalline. Invece sulla Niara abbiamo una sequenza che è probabilmente soltanto in copertura cristallina, e diciamo, la parte diciamo, di reservoir, almeno il reservoir più grande dovrebbe essere tamponato, una sequenza diciamo toscana, no? E questo può avere una differenza Sì. forse Sì, nella sicuramente, perché poi l'altro fattore fondamentale è il pH. Cioè, quindi anche se tu hai rocce carbonatiche, chiaramente puoi avere dissoluzione, puoi avere, no? Anche quello. E abbiamo cominciato a fare qualche esperimento sui carbonati, però sarebbe bello farlo mirato su un caso di terreno.
No, Veramente una quindi... specie di, non so che rapporto, insomma, aspetta Sì, lavorare. credo Barbara lavora qui, no? Lavora qui, credo che abbia, ho visto la sua presentazione di cognome, la Marchesini. chiamo sempre Barbara quando viene a Barbara, Marchesini. Sì, lei ha Sì, lavorato. noi abbiamo lavorato su dei potenziali analoghi esposti di quello che dovrebbe essere riservato in roccia in metacarbonati, se Sì. la, insomma, ne possiamo discutere Sì, un altro giorno. sicuramente uno deve mirare, cioè partirei sempre dal caso di terreno. Stiamo facendo questo con Krafla, no? È un problema, loro hanno un problema industriale, conoscono molto bene la stratigrafia e quindi è un'applicazione anche, abbiamo tutte le informazioni sismologiche, cioè loro, tra l'altro quello che vogliamo fare è collaborare con loro per vedere cosa avviene dopo l'iniezione, cioè loro iniettano, vedere come evolve una sequenza sismica e anche deformazioni al suolo di vario tipo. Quindi riuscire a vedere se effettivamente, conoscendo la stratigrafia, conoscendo le condizioni di stato dell'acqua, conoscendo, quindi riesce a vincolare sempre di più. E in ogni caso è bene, soprattutto per chi lavora in laboratorio, tenersi sempre aggrappato al terreno, perché se no parti per la tangente. Perché il gabbro? Perché il gabbro, per gli esperimenti fatti sul gabbro, ma la realtà è che il provino più facile da lavorare, no? La verità è quella. Che non è banale, e quindi cominci con un caso del genere, a parte che il gabbro, se uno studia le trasformi, a quel punto la sua rilevanza ce l'ha, cioè anche in litosfero c'è anche. Però insomma, bisogna stare molto attenti, perché sta in laboratorio, di rimanere aggrappato al mondo là fuori e non a quelli che chiamiamo gli scherzi di laboratorio. Cioè tu segui una cosa che avviene solo nella tua macchina, perché tu la metti in condizioni di farlo, il tempo, il fattore tempo è micidiale, no? La natura può fare il tempo che vuole. Infatti l'altra cosa che mi aveva colpito era questa questione dell'esposizione, no? Perché in realtà varia molto l'alterazione anche in funzione dell'esposizione all'acqua, quindi anche questi valori di distribuzione degli attriti possono variare in funzione della storia biologica, no? Non so se sentite in rete le domande, mi sentono? Sì, Nella no, da sala? remoto no, se non parla il microfono. Ok, ci sono domande su. Comunque, se ricostruisco la tua domanda, il tempo certo perché dà la possibilità per l'interazione fluido-roccia, che è la sua cinetica. E altra cosa importantissima da dire, qui noi non riproduciamo un aspetto fondamentale che chi lavora sul terreno, sulle faglie, vede subito la deposizione bene. L'attrito statico di una faglia, tra virgolette, incrementa perché viene anche cementificata la faglia da precipitazione, no? Cosa che di alcune fasi che noi qui ancora non siamo mai stati in grado di riprodurre, anche perché le soluzioni che utilizziamo in questo momento è acqua distillata oppure leggermente acide, pH 3, pH 4, quindi c'è anche quello, quindi solo un aspetto rozzo che vediamo noi di quello che viene una roccia è una faglia naturale. Credo che poi ci sia un fattore molto importante che è la zonazione di tutte le fasce di alterazione idrotermale, dalla Esatto. Margellica fino alla Scarna. Sì. Questo, la nostra esperienza ovviamente nel sedimentario, ma No, è anche assolutamente così, a Krafla dietro, sì. hanno... Loro passano dalla fase sasmectiti a cloriti, a epidoto, a anfibolo Esatto. e poi arriva al magma. Esatto, infatti noi la nostra è quella che la fascia è saclorite dell'alterazione dei basalti. Poi loro hanno altre mitologie, hanno rocce molto acide, cioè hanno sostanzialmente sempre rocce felsiche che hanno una risposta diversa probabilmente a queste condizioni. Sì. Grazie del Sono vostro. altri interventi, qualche curiosità? Non vi peritate, domandate tranquillamente. Vabbè, allora, se non ci sono altri interventi, io ringrazio Giulio. Grazie a tutti. Grazie a tutti anche da remoto, grazie della partecipazione.